la progettazione sta proseguendo. Diciamo che i professionisti che hanno vinto il concorso di idee hanno proceduto a redare lo studio di fattibilità tecnico-economico, quindi diciamo il progetto preliminare, e consegnarlo all'amministrazione. Sono a breve, saranno fatti degli incontri, perché stiamo parlando di questi giorni, con la sovrintendenza, al fine di stabilire un percorso, in quanto negli elaborati del progetto preliminare sono state anche consegnate delle relazioni archeologiche, delle relazioni culturali molto dettagliate, e sulla base di questo, nell'incontro che faremo con la sovrintendenza, stabiliremo un percorso. Sulla base della relazione archeologica che è stata presentata, che divide la piazza in alcune zone che sono, diciamo, a basso rischio archeologico, a medio rischio, ad alto rischio. Cosa vuol dire alto rischio? Vuol dire che è molto facile, oltretutto è anche risaputo, che ci sono dei reperti archeologici. Sulla base degli incontri che faremo con la sovrintendenza, stabiliremo sicuramente e individueremo alcune zone di rischio dove durante i lavori faremo sicuramente degli interventi, chiaramente concordemente alla sovrintendenza, per valorizzare delle situazioni importanti da un punto di vista storico-culturale. Chiaramente questa valorizzazione sarà fatta, ripeto, in accordo con la sovrintendenza e sulla base delle disponibilità economiche che certamente dovremo trovare. Però questo ci permetterà di andare avanti col progetto e quindi di dare finalmente una piazza che sia dignitosa, perché chi va oggi in Piazza Manno si rende conto che sembra Beirut bombardata, senza dimenticarci la nostra storia, e quindi cercando anche di mettere in evidenza, almeno in alcuni punti, quella che è la nostra storia.